Continuità è il diktat in casa rossazzurra. Il pari di San Cataldo, il terzo consecutivo in trasferta, ha alimentato ulteriormente inutili e sterili polemiche sulla guida tecnica della squadra. La domanda da porsi, che molti si sono posti, è perché vi sia la volontà da parte di pochi di agitare un ambiente che dopo anni ha ritrovato equilibrio e serenità. Perché farlo se i numeri, e nel calcio alla fine contano solo quelli, promuovono a pieni voti squadre e allenatore? Le statistiche del Catania in questa stagione sono impressionanti. 36 punti in classifica sui 42 a disposizione. 30 le reti segnate, una media di oltre 2 a partita, con 13 marcatori differenti. 7 quelle incassate, di cui 2 su rigore entrambe in casa, 11 punti di vantaggio sulle seconde, Locri e Lamezia. Cosa ci si sarebbe dovuti aspettare di più da un campionato sporco e difficile come la Serie D, in cui i rossazzurri, non dimentichiamocelo, rivestono un ruolo di matricola rispetto alle altre contendenti che da anni bazzicano questa categoria, conoscendone quindi tutti i segreti e gli imprevisti? Qualcuno chiede a mister Ferraro maggiore fluidità nella fase offensiva, ma come ha detto il CT dell'Olanda Louis van Gaal, non si può più attaccare come una volta perché oggi è più facile difendersi. E se non lo si può fare ai massimi livelli del football mondiale, figuriamoci una categoria dove sono più i calci che il calcio giocato. Dunque, concentriamoci tutti sulla sfida di domenica al Massimino contro il Real Aversa, dove i rossazzurri proveranno a centrare l'ottava vittoria consecutiva in casa che, speriamo, servirà a dare un calcio definitivo alle polemiche.